Siamo qui, il nostro secondo giorno a Camposanto e visitiamo la scuola elementare media gravemente colpita dal sisma e possiamo chiedere informazioni e i diversi danni provocati dal sisma al geometra Vicenzi. Dunque, questa è una scuola che è stata costruita, diciamo, all'inizio del secolo scorso, è datata 1910. La parte più vecchia, diciamo, è quella che poi magari vediamo dalla parte di là e si vede il frontone proprio ancora originale, tutto quanto. Ed è stata costruita in due parti. Una seconda parte è stata realizzata come ampliamento negli anni 70 più o meno. Quindi la scuola è composta di due corpi divisi, separati, quindi anche questo, diciamo, ha contribuito alle lesioni che sono venute con il terremoto. Poi questa parte qui si vede chiaramente i danni che ha subito, quindi le lesioni AX tipiche proprio delle strutture che subiscono danni nella zona sismica. Inoltre, come si può vedere anche lì dal pavimento, ha avuto anche un'inclinazione rispetto all'asse di base rispetto all'asse base, diciamo, orizzontale. Internamente i danni sono, adesso non possiamo entrare perché insomma è molto, diciamo, pericoloso in quanto questo è soggetto a demolizione e la demolizione inizierà la prossima settimana, quindi eventualmente potrete anche venire martedì, direi sì, senz'altro martedì, per iniziare e vedere un attimo come avviene anche questo tipo di intervento che non si vede tutti i giorni, insomma è una cosa abbastanza interessante. E dicevo, internamente abbiamo anche delle lesioni su quelle che sono tutte le tramezzature, tutte le tramezze, solai portanti che hanno avuto dei cedimenti strutturali, ai piani, diciamo, intermedi. E sicuramente arrivare a un recupero di questa scuola avrebbe dei costi che alla fine non sono neanche, diventerebbero sostenibili, quindi economicamente, dal punto di vista economico non conviene, essendo proprio una struttura che non è nata per sopportare sismi e robe del genere, quanto la nostra zona è sempre stata considerata una zona non sismica con poco pericolo, anche se in realtà poi ci siamo resi conto che non è così, perché sotto ci passano delle dorsali appenniniche che tutto sommato quando decidono di muoversi si muovono, non stanno a aspettare noi a sentire quello che diciamo, quindi ce ne siamo accorti. Quindi Vogliamo andare a vedere sì, lì. possiamo vedere adesso anche dall'altra parte, eventualmente se si vede. Questi sono i frutti della stagione. Qua sono tutte lesioni passanti, vedete? Da dentro si vede fuori, la luce. Ma questi sono X che ci sono state pescate. L'X è proprio la tipologia tipica del terremoto, che le lesioni a croce sono quelle che si vengono a formare proprio con terra, sia per il movimento ondulatorio che percussorio, che messi insieme si creano. E questi sono i cumuli, i cosiddetti cumuli, che sono quelli che eventualmente, se su scossa ripetuta, eccetera, sono quelli che vengono espulsi, per cui si creano i crolli, cose. Infatti i danni maggiori, che sono sempre dei punti dove ci sono delle aperture, dove ci sono delle cose che non, diciamo, dei punti più deboli, dove si viene a creare, diciamo, questo tipo di lesione, col pericolo di estensione della parte del materiale. Soldi a rifare tutti i serramenti, mettere a posto questi esterni, a
a cambiare tutti quelli nuovi che avete visto. Ma li avete cambiati o... Tutto già fatto. Ho restaurato già quelli... Di quelli esterni alcuni sono stati restaurati, perché vedete, perché quello lì è nuovo, per esempio, quegli altri lì sono stati solo un po' carteggiati e riverniciati. Alcuni dove batte il sole, per esempio di quelli che ha recuperato, si vede che sono già... Però anche quelli là sopra erano nuovi, perché al momento erano ancora recuperabili, quindi si poteva ancora intervenire. E tutti gli infissi interni, che adesso li vedete anche là davanti, sono stati tutti sostituiti, e abbiamo, sia della scuola che non c'è più, sia di questa, li abbiamo sostituiti tutti con una donazione della Cassa dei Risparmi, della Fondazione. Hanno speso più di 100.000 euro di infissi, solo che purtroppo non si riesce a recuperare niente, perché ci vorrebbe troppo tempo star dentro e non è il caso, insomma. Quindi questo è un po' il discorso. Sì, questa adesso dopo passiamo di là, e adesso lì c'è meno da vedere, però quello è già il risultato finale di una demolizione della scuola interna. Di questa direi che grosso modo, ecco, dentro non ci possiamo andare, però avete visto dalle fotografie ieri com'è la situazione interna, ecco, quindi sì, non vedrete adesso, magari se martedì venite, quando farà la demolizione, vi rendete conto che pezzi dentro come sono messi un po'. Si vede.